Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quelta Leale. Eccoci qui di nuovo con Far Cry Primal. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Io mi sono respawnato nel nostro accampamento. Allora, sto vedendo un pochino cosa possiamo migliorare, cosa possiamo fare. Trappole, vabbè, le trappole non è che ci interessino più di tanto. L'arco, ok, lo abbiamo migliorato. Questo qui ci manca la capanna di livello 2 e l'acero del sud raro. Acero del sud raro, non lo so se magari ce l'abbiamo qui. Controlliamo, magari. Non si sa mai. Legno duro, pelle animale, ardesia, cedro del nord. Cedro del nord raro, non ce lo abbiamo. No, non abbiamo neanche l'acero del sud raro. Va bene tra virgolette. Però qui abbiamo cosa? Pelle di rinoceronte bicorno raro. Beh, qualche pelle l'hanno trovata. Va bene. Ok, allora andiamo un po' sempre da questi tipi a vedere eventualmente che missione possiamo fare. Qualcuna l'abbiamo completata. Andiamo, lì c'era, se non sbaglio, lo sciamano. Qualche missione per lo sciamano lo possiamo fare, così magari riusciamo a... Ardesia e legno di montano. Che sta a combinare? Surke! Iraki Squan! Guaisa, Udagua! Sushelheim! Izzy! Winja wantar wai karish. Hai. Hai dram. Se alia. Inacha. Sushelhan winja twarisha. Karwi wa bauga. Marti bishwa. Aya. Se shayus laud raguasha. Scusa, se lo dovevi uccidere senza che gli davi la cura per non sentire il dolore, no? Sì. E nasta winja lausha. Ok, come sempre, vabbè, magari per queste principali ci attiviamo un paio di missioni di questi soggettoni qui al campo. Così poi ce le andiamo a fare in giro per la mappa, direi che ci può stare. Ora ci ha attivato questa dello sciamano, che andiamo a vedere dov'è. Missione aggiunta al menu mappa. Mi ci ha catturati. Dove stanno? Ah, è là sotto. Ok. Dopodiché, come detto, per il momento andiamo senza altri ricompense per il miglioramento 2. Ok. Vediamo che altro personaggio c'è qui vicino che ci può dare qualche missione. Forse questo qui. Vabbè, gli abbiamo completato la missione. Ora, meno di non spezzarci le cosce, andiamo a vedere se magari ci dà qualche ricompensa o un'altra missione. Ha finito l'attrezzo? No, Ok, missione aggiunta. Quest'altra missione dove ce l'ha aggiunta? Lì sotto. Vabbè, dai, attiviamone anche un'altra se riusciamo. E buonanotte. Magari questa qui. Ce ne attiviamo tre e le andiamo a fare poi. Tempo al tempo, ma cerchiamo di farne il più possibile. Dwayne Well. Magishars. Sì, insomma, t'hanno massacrato bestie di ogni tipo. Di nawashna scouti, mamma fadi. È perché non mi prendono, è diversa la cosa, non che non combattiamo. Guarguardo, ecco, bravissimo. Aska wantar.
Hafchu gwar sancha. Machish gwar. Gu. Tisu haska wantar. Non lo so, dipende dalla bella, onestamente. Urusim shalash. U. Arsh machishayu madi. Balti hinacha. Tu haska wantar. Buha. Ok. Vabbè, qui magari se dobbiamo cacciare qualcuno di cazzuto e cattivo, eccola, tipo questa. Caccia la tigre denti di sangue. Abbastanza difficile. Speciale doma la tigre dai denti di sangue, cosa che se non sbaglio ancora non possiamo fare. Poi ricontrolliamo. Altre bestie in giro. Vediamo un po'. Dov'era? Tigre denti lunghi, tigre denti di sangue non disponibile. Credo che di completare la caccia del maestro tigre denti di sangue per domare questa belva. Ah, allora caccia la tigre. Forse dobbiamo completare questo per poterlo domare. Doma la tigre denti di sangue al crepuscolo, è la stessa belva che ha ucciso il tuo gruppo di cacciatori. Ah no, forse facendola la possiamo domare. Non lo so, comunque adesso andiamo a vedere direttamente. Tanto è, tra virgolette, qui vicino. Che dite, proviamo? Vediamo se possiamo domarla. Anche se... c'è questa. C'è l'orso, il lupacchiotto. C'è un sacco di... di animali cazzuti e cattivi. Vabbè. Vediamo se magari facendo così ce la sblocca, non saprei. Noi ci proviamo. Proviamo eventualmente a domarla, se è fattibile, meglio così. Poi dovremmo andare anche a sud per il legno raro e cazzuto. Aspetta, queste le prendo io. Ne abbiamo tantissime se non sbaglio. Sì, perché di solito ci fermiamo molto più di frequente a prendere il legno, per la legna per fare frecce e quant'altro, però anche queste servono. Allora, è a 300 metri, quindi prepariamoci psicologicamente. Vediamo se il nostro cacciatore cazzuto è cattivo. Esce nel domare eventualmente. Ce la facciamo ad arrampicarci qui o schippiamo a valle? Non ce la facciamo. Anche se in teoria dobbiamo andare più in qua. Cazzo. Dai, dai. Merda. Cazzo, sta imboscato. Occhio. Chi è che sta scappando? Bestie. Sì. Vabbè, se scappano per noi va bene. Rampini non ce ne sono. Non so chi era andato a caccia di dolma. S'erano... aia, l'orso. Però aspetta. Cazzo. Aspettiamo, aspettiamo, godiamoci la scena. Ah no, è scappato. Orso. Merda. Scappato l'orso. Così non la possiamo riprendere, no? Sì, invece sì. Aspetta. Merda. Oppela. Aspetta, fammi riprendere le lance. Una sola ne abbiamo ripreso, vabbè. Una ce la stava per riprendere, che ci ha detto che il sacco è pieno. Aia, questo mi sa che è più cazzuto. Aia. Aspetta, una lancia se l'è ripresa. Aia. Ok.
Zitti, zitti, riprendiamoci le lance. Due. Questo era più cazzuto di orso, eh. Pelle di orso delle caverne, ok. Qui c'era qualche altro animale, che cos'è? A capra, vabbè. Ma sì, un po' di caccia così. Ma la tigre dove cazzo sta imboscata, scusate. C'è una caccia del maestro nei dici. Merda! No, mo vieni qua. Fa a furba. Eccola. A ripassa qua. Ah, se n'è scappata. Maledetta. Non è propriamente nelle vicine. Quest'arco. Non so, non è che mi fidi tanto. Seguiamo gli archi? Sì, forse sì. Allora, noi come prima cosa quindi proviamo a domarla? Siete d'accordo? Voi dite, tanto pare che vada, muori malamente. Anche questo è vero. Quindi voi vi divertite. Io invece c'ho una bruttissima fine, ma ci può stare. Ma tutti questi archi chi è che li ha piazzati? Tanto per sapere. Ah, ok, facciamo così. Allora. Sta qua dentro? Mi sa di sì. Non è che io mi senta molto al sicuro, ma... ce lo dirà nel caso se possiamo domarla o meno. Qua si scende. Però... no, cazzo! Sì, si scende, non è che dobbiamo scendere però, questo piccolo dettaglio. C'è un modo per risalire o... no? Quindi sì. Mica posso rimanere qua appeso. Merda. Dai che ce la fai, cazzo. Dimmi che ce la fai. Dai, dai cazzo. Vaffanculo. Cazzo facciamo qua. Vacca lurida puttana troia schifosa. Oddio, che cazzo di stronzata. Dai. Allora. La stacca di qua. C'è qui qualcosa di utile. Acero del sud, pietra del sud. Vabbè, qualcosa di utile abbiamo trovato. Ora appendiamoci qui e cerchiamo di guardare dove camminiamo eventualmente. Stiamo andando di mare. Ora risaliamo e occhio a dove camminiamo. Ok. Ok. Nemmeno. Fammi fare una cosa con circospezione. Il mio obiettivo sarebbe domarla, eh. Poi, come detto, non so se sia possibile o meno. Proviamo a scendere. Ci fidiamo? Sta caccia selvaggia.
Aia. Se parte la cazzo, si viene qua. Tanta! Tanta gente! Tu fai dai, Marti! Cuspa Marti! Dai! Sangue, sì, troviamo striscia di sangue. Si è fatto notte e non vediamo assolutamente niente. Cacce del maestro. Le zone di ricerca nella minimappa contengono indizi lasciati dalle grandi belve. Alcune grandi belve possono essere domate, ma prima devono essere sconfitte. Ah. Se viene ucciso, le ferite inflitte alle grandi belve durano fino al tuo prossimo tentativo di caccia. Ah, va bene, quindi. Ah, qui possiamo. Nuovo punto di rientro. Ci sta, eh. E seguiamo il sangue. Non so se forse era meglio farla di giorno questa cosa. Tanto per, eh. Qui c'è qualcosa da scoprire. Ok. Vediamo un po' se troviamo indizi, eccoli. Sì, ne abbiamo attivate 3 di missioni, ma penso che queste siano più cazzute cattive del normale, tra virgolette. Quindi non so fino a che punto. Vorrei capire dove cazzo è andata sta belva. Se lì le tracce si fermano qua, però va da quel lato, dai, proviamo. Magari ritroveremo qualche indizio qui. Magari anche no. Sì, invece. Ok, c'è anche lì. Non lo so, non è che mi fidi tantissimo. Udam prashqua hasaria. Dantambi dram. Udam parkun mi barsh. È giù da monte, però. Lo cazzo è andato. Opera. Ecco, lui. Già di sì. Hasar dantan. Udam chaguan hasaria. Urghi da chi si tranguash. E noi stiamo andando a sud, siamo giusti. Lì. Allora, già che ci siamo, visto che le lance penso che ci serviranno. Non so se posso. Credo che ancora non possiamo migliorarla questa per arrivare al 5. No. Acero del sud raro, pietra del sud rara. Tutta roba del sud che non abbiamo al momento. Aspetta, perché ho perso le tracce. Forse è lì sopra. Oppela. Morti. Culo, occhio, questi sono cattivi. Ci ha
ammazza questo, figurati se... Siamo a rischio con un tasso. Allora... Sì, sì, accendiamo il fuoco. Presumo di dover andare da quel lato, perché è là che mi portano gli indizi, quindi, cioè gli indizi li concina, quindi sì, ci sono delle impronte che vanno da questo lato. Ok. Noi proseguiamo, poi. Si è fatto le unghie qua. Aspetta, devo scoprire. Proseguiamo, va. Sta caccia è abbastanza complessa, quelli sono incazzosi, sì, però no, non sono incazzosi. Dov'è che siamo nella mappa? Vabbè, no, in realtà non abbastanza a sud, perché trappole per grandi belve. Quando sei a caccia di una grande belva vedrai dei punti sulla tua mappa dove puoi piazzare delle trappole. Avvicinati a un punto e usa le tue risorse per costruire la trappola. Le grandi belve che fanno scattare le trappole rimangono ferite o immobilizzate per un breve periodo. Quindi presumibilmente qua sarà la nostra zona di caccia. Allora... Ah, qua forse possiamo cacciare imboscati. Non lo so. Indaghiamo. Guaru guashla. Tantan winja bagwai. Mash hasar. Kalmi ubi. No, in realtà ancora no, quindi. Ma qua sta caccia, dove ci sta a portare? Scusate. Cazzo è andata, no? Sopra, no? Ah, qua le trappole, ok, eccone un'altra. Legno duro, vabbè, proviamo. Trappola costruita, ora bisognerebbe capire un po' anche il funzionamento, magari poi costruiamo una anche qua. Vabbè, io ci posso passare, mica rimango, si sa mai. Mi dovrebbe... No, me le lascia segnate, perfetto. Così poi ripassiamo qua ed eventualmente... Perché non mi fido molto. Le piazzo tutte. Poi andiamo a parlare con il cacciatore. Sta da ste parti. Altra trappola qui, io le metto ovunque, perché sono convinto che questa bestia ci farà malissimo. Aspettate, prima freghiamoci la roba. Non vorrei che parlassimo con questo qua e parte subito l'attacco della bestia. Ragazzi, attrezziamo tutto. Posso accenderlo? Magari ci salva la partita. Salve.
Quai Chapata. Dantan Winja, Wai Chagwija. Winja Krauhas, Ao, Kuspa Manam. Tu Dantan Guama. Ok, quindi aspettiamo l'arrivo. Frecce come siamo messi, il mio duro. Aspetta, riprendiamone un po' se ce l'abbiamo. Non si sa mai. Ok, aspettiamo la notte. Fino al crepuscolo. Non lo so, dobbiamo sfruttare le trappole a questo punto, perché altrimenti ci fa il culo. Ci farà il culo uguale, però. Dobbiamo vedere un po', magari, di accendere le frecce, non lo so. Sfruttare le trappole. Eccoci. Prepara le trappole per la tigre denti di sangue. Sono già pronte in realtà. Ah, ce ne manca una di là. Aia. Aspetta. Eccola là. Merda. Aspetta, questa non l'ho preparata. La parola, questa ci spacca il culo. Scappata, ma tornerà, no? Quindi, se tanto mi dà tanto, andiamo verso le altre trappole. Tanto a noi torna a prendere, no? Forse. Caccia la tigre. Eccola. Aia. Damose. Via, 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 via. Lo cazzo stava nelle altre trappole. Vieni qua, giovine. Questa già l'avevamo attivata, sì. Aspetta, qua sotto, qua sotto. Sta a seguirmi, sta. Segui con cattiveria. Merda. Aspetta che là ce ne sta un'altra. Merda. Vabbè, da qua deve ripassare, no? Quindi io nel caso vado verso quest'altra trappola. Quante frecce abbiamo? Siamo attrezzati bene. Tornerà qua, no? Ma com'è fuggita? Non gli bastiamo noi come esca. Fino alla prossima notte. Vabbè. Ci sta, ci sta. Le trappole non posso ripiazzare, no? Ok. Riposa. Fino al crepuscolo successivo. Eh sì, diciamo che questa caccia è abbastanza lunghetta. Magari farò video dedicati ad ogni singola bestia del genere, visto che comunque, come detto, la caccia è abbastanza lunga. Prepara le trappole. Le trappole le avevo già preparate. Stanno da quest'altro lato, però. Quindi io vado qua. Una sta qua. Un'altra sta qua sotto. Vediamo da dove viene. Sta venendo qua, eccola. Allora, momento. Incendia la freccia. Ok. Vabbè, manca poco. Un'altra trappola ce l'abbiamo. Se ripassa anche qua. Venga qui. A tigre. Guarda che bastarda. Siamo lontani dalle trappole, però. Non vorrei scappasse.
cazzo va? Vabbè, se se ne va troppo lontana, scusate, no? Io mi posso fare 6.000 chilometri. Sì, è fuggita. Vabbè, fa niente, aspettiamo un'altra notte. Ci sta, ci sta. Ma secondo me conviene fare così a questo punto. Invece di correre dietro, cosa improponibile, vista la sua velocità. Tanto vale sfruttare le trappole che abbiamo. Ora ce n'è rimasta una sola che in linea teorica potrebbe bastare. Magari gli tiro una lancia in testa e buonanotte. Vai, di nuovo fino al crepuscolo. Certo, questa non ce la possiamo portare in caso dobbiamo domare altre bestie, però in caso di altra caccia così random ci può stare. La vedo molto massiccia. Anche se questa qui è quella da sconfiggere, poi per cacciarla mi sa che ce ne serve un'altra, poi noi dobbiamo trovare eventualmente un'altra che si troveranno qui sulla mappa. Comunque, altra trappola dov'era? Qui nei paraggi? Sì. Stavolta andiamo di lancia. Perché sulla mappa questa poi dovrebbe trovarsi anche da qualche altra parte, credo. Spero. Ci prepariamo. Eccola. No, così. Aspetta. Accendiamola. Aspetta, da dove passa? Cazzo sta. Merda. Occhio. Merda, merda. Ok, grande così. No, accendi la lancia. Spegni la lancia. Doma. Ah, doma così. Cioè, dopo che l'abbiamo smaciullata. Va bene. Questa è cazzuta, eh? Salve, nessun rancore, eh? Ok. No, non accendiamo la lancia sulle chiappe. Micio micio, ok. Nuovo trofeo. E aspettiamo che finisca lo sfleshume della cosa. Ho recuperato una freccia di legno. Salve. Come va? Aspetta, nuove abilità. Ma possiamo tipo... C'è un'abilità per cavalcare ste cose? Dimmi di sì. Ora puoi domare... Tigri, denti lunghi, orsi bruni. No? Poi questa. Doma belve astute. Gufo. Gufo. Gufo attacco. Gufo ricarica. Gufo ricarica. Vabbè, facciamo che sblocchiamo questa. Quanti punti ci vogliono? 2 punti abilità. Ok, così possiamo domare un po' qualunque cosa. Dopodiché, abilità di raccolta. Rianimare le belve. Rianimare le tue belve domate. Richiede meno foglie rosse. Vabbè, foglie rosse ce ne abbiamo un bel po'. Abilità di combattimento. Ah, cavalca più belve dopo averle domate. Compresa questa che abbiamo. Grande così. Questa la sblocchiamo subito. Queste altre. Abbattimento non ne facciamo. Quando miri con la clave lancia, l'ondeggiamento è sensibilmente ridotto. Destrezza con le armi. Usa le armi mentre sposti i corpi. Salute extra. Doppie esche. Cibo più saziante. Doppie clave. Trappola. Doppie bombe. Vabbè, 4 punti che abbiamo. Io quasi li utilizzerei per le frecce. Ne abbiamo tante. Vai. Cioè, ne abbiamo tante, nel senso. Utilizziamo tante. Quindi adesso posso cavalcare. Scusi. No? Abbia fede, non l'ho sporcato, sì. Calca più belve, compresa tigre e denti lunghi. E tigre e denti di sangue. Quindi questa possiamo calcarla in linea teorica.
Ah, ok, adesso me l'ha sbloccato. Dai, è così. Vediamo l'attacco. No, l'attacco con questo. Oh, così si salta anche. Mamma mia, con cattiveria. Eccoli. Testiamola. Oh, ma vattene. Dai, è così, magnatelo. Dove sta l'altro? Vieni qua. Magnatelo. Aspetta, spegni il fuoco. Allora, il mammut forse era un po' più cazzuto. Questo è un po' più troppo corpo a corpo. Il mammut ti dava una salacchiata sul naso e ti lanciava dalla distanza. Però ci può stare. Tra l'altro andrei anche a vedere l'abilità di questo che abbiamo adesso. Tigre denti lunghi, tigre denti di sangue. Questi altri, però mi dice non disponibile, forse perché in linea teorica è questa qui. 4, 5, velocità e furtività 3. Ci potrebbe stare. Comunque a questo punto, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Far Cry Primal. Come detto, abbiamo domato questa belva, ci è voluto un bel po' di tempo, quindi pensavo di fare più missioni, ma ci può stare anche così. Altre belve particolari che dobbiamo domare sono il lupo sangue di neve, il grande orso sfregiato e il mammut zanne di sangue. Quindi questi saranno episodi magari dedicati appunto a questi tipi qua. E per il momento ci teniamo il nostro micio e ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con Far Cry Primal. Andremo a fare le altre due missioni che abbiamo attivato all'inizio di questo episodio. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra, ditemi se vi piace questo nuovo micio e al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.